Bene amici di Automoto, siamo al volante di X-Trail che ha il classico infotainment di Nissan, l'abbiamo già visto, che ha una particolarità, quello di poter essere collegato. Bisogna installarsi questa applicazione Nissan Connect per iOS o per Android. Qua ci sono tutte le applicazioni che possiamo trasferire in auto: Facebook, la ricerca Google, Eurosport, Twitter, TripAdvisor. Twitter e Facebook ovviamente bisogna avere un account, e vi faccio vedere come si vedono in auto. Allora, pulsante info, le mie app, e vedete qua se clicco su Eurosport ho le news, le ultime news sportive. Ovviamente le posso poi scorrere. Un display non grandissimo, soprattutto con un touch resistivo, non capacitivo, quindi bisogna premere tanto per far prendere il comando, e non è nemmeno immediato nella risposta. TripAdvisor per la ricerca dei ristoranti, e poi abbiamo la possibilità della ricerca online di Google, e qua possiamo cercare quello che vogliamo. Possiamo poi inviare l'indirizzo all'auto, abbiamo le attrazioni principali, le stazioni di servizio, ma se vogliamo premere sulla ricerca, c'è anche tra l'altro la ricerca vocale, e vogliamo per esempio cercare un bar nei dintorni e gli diamo ok, la macchina cerca nel database di Google e ci propone, vediamo un po', vedete dei bar con anche le distanze. Se io clicco su un bar, bar da Oscar, mi ispira, è a 4 km, tra l'altro qua vediamo anche la tipologia di bar. Possiamo chiamare direttamente dalla vettura perché si collega via Bluetooth anche audio, oppure avviare la navigazione verso il bar da Oscar. Clicco avvio così vi faccio vedere il menu della navigazione. La grafica è un po' vecchiotta, come vedete, anche per quanto riguarda il navigatore, che comunque funziona bene, possibilità di avere la visualizzazione 3D, 2D, qua si può far partire la navigazione. Se andiamo invece in nav, vi faccio vedere la velocità di inserimento del nuovo indirizzo, ovviamente poi tutte le funzionalità di tutti i navigatori. Bella la tastiera QWERTY, mettiamo la città Milano, anche qua devo premere parecchio per far ok, capire il comando alla vettura. Mettiamo via Torino, vedete a volte pensa un po' troppo questo sistema, ok, via Torino, e gli diamo l'avvio. Calcolo il percorso più veloce, non ci dai tre percorsi, ma possiamo dalle impostazioni modificare la tipologia di percorso che vogliamo fare. Annulliamo il percorso, vi faccio vedere poi le altre funzioni più da infotainment vero e proprio. Radio, qua si può cambiare tra AM e FM, c'è anche il digital audio broadcasting. Anche qua la grafica è abbastanza scarna, abbiamo la possibilità di vedere tutte le stazioni con questo comando, o mettere una stazione con il sintonizzatore manuale che si può spostare o col dito o con queste due freccettine. Abbiamo il CD che va messo qua sopra, l'ASD è per le mappe, la vedete qua dietro questo sportellino, e con il pulsante AUX possiamo selezionare e switchare tra l'audio Bluetooth in streaming, tra l'ingresso ausiliario e basta. Tra l'altro qua sotto vedete ingresso ausiliario, c'è la presa per la corrente, e abbiamo la possibilità di collegare o lo smartphone via USB oppure una chiavetta USB con gli MP3, e viene tranquillamente letta. Anche la parte telefonica è fatta bene, con la lista delle chiamate, i contatti e la possibilità di ricomporre, oppure il classico tastierino. I comandi ci sono anche sul volante sia per l'infotainment sia per la parte telefonica, e il pulsante camera molto grande ci permette di verificare quello che succede attorno a noi grazie alle telecamere a 360 gradi. Se clicco, tra l'altro vedete, posso guardare il lato destro della vettura oppure tornare indietro. Una vista 360 gradi però poco definita, vedete come è sgranata, quindi non ci aiuta tantissimo nelle manovre. Se andiamo nelle informazioni, vi ho fatto vedere prima le applicazioni, abbiamo i messaggi sul traffico che arrivano via radio, non via dati, e qua il punteggio e la cronologia di come abbiamo guidato, una sorta di reminder se guidiamo in maniera ecologica o meno. Nel setup possiamo settare ovviamente l'audio, è una vettura che suona abbastanza bene, la navigazione per scegliere percorso, impostazioni della guida delle mappe, se la vogliamo in 3D, se la vogliamo in 2D, se la vogliamo orientata verso il senso di marcia. Intanto vi faccio vedere i menu giusto per farvi capire come è strutturato. Andiamo indietro, unità della distanza, la posizione, le informazioni dati sulla mappa, torniamo indietro, il sistema, vedete qua, impostazioni della videocamera che può essere settata in questi parametri, purtroppo non può essere regolata la definizione, e anche la radio possiamo regolare, l'RDS o le notizie sul traffico. Andiamo un attimo sulla radio perché volevo farvi ascoltare qualcosa, andiamo sul 6, dove ho messo, anzi sul 4, perché ho messo disco radio, giusto per farvi sentire qualcosa di più.
che ci manteniamo su volumi attorno alla metà, suona abbastanza bene, stiamo parlando di un sistema di serie, non di un sistema esoterico. Quando superiamo la metà, purtroppo i bassi vanno un po' a impastarsi e il suono viene distorto. Insomma, un infotainment che secondo me avrebbe bisogno di una ripulita, di una svecchiata, soprattutto da un punto di vista grafico, perché alla fine della fiera le funzionalità ci sono, anche se non è velocissimo il collegamento con l'applicazione. Sul volante, ve ne parlavo prima, abbiamo sulla destra i pulsanti per rispondere o non rispondere a una chiamata, mentre sulla sinistra la possibilità di comandare il volume oppure di comandare la traccia selezionata.